Il Green Pass è una cagata pazzesca. È solo una presa per il culo. Il Green Pass lo riteniamo uno strumento sbagliato e inutile che in questa situazione, nel mondo del lavoro, può soltanto che portare ulteriori divisioni e ulteriori problemi. In porto ci sono tantissimi lavoratori vaccinati e tanti lavoratori che non sono vaccinati. Noi chiediamo che per far fronte a questa cosa qua ci siano i tamponi gratuiti per tutti i lavoratori. Per tutti i lavoratori, sicuramente per tutti i lavoratori portuali, per tutti i camionisti, per i marittimi, tutti devono avere la possibilità di avere il tampone gratuito. Noi non vaccinati, sprovvisti di Green Pass, non lavoreremo. No, io non sono vaccinato. Quindi lei domani farà un tampone o no? No, non penso. Non è giusto che io mi devo pagare il tampone per andare a lavorare. Se non ho capito, devo anche pagare per andare a lavorare. Questo qua dove sta scritto? Cioè. Non è gestibile per un lavoratore che guadagna 1200 euro pagarsi 150 euro di tamponi al mese. E cosa succederà se vi dicono di no? Gli scioperi, le lotte, i conflitti, i blocchi stradali, gli scontri sono un'arma dei lavoratori. Se vogliamo ragionare, ragioniamo. Se non vogliamo ragionare e pensiamo che qualcheduno in questo paese possa fare quello che gli pare piace, che lo sta facendo da troppi anni, arriveremo allo scontro, non c'è nessun problema. Il governo Draghi e prima quello Conte, i sindacati quando si sono arresi, ma soprattutto la Confindustria e i partiti che ormai non esistono più, hanno delle responsabilità enormi in questa roba qua, in quello che sta succedendo. E voi da chi vi sentite rappresentati oggi? Noi non votiamo, meno io non voto, molti non votano, non ci sentiamo rappresentati da quello che siamo, dai sindacati che fanno le battaglie in cui crediamo, dal collettivo in cui noi apparteniamo e da questa grande famiglia che sono i lavoratori portuali di tutta Italia. Se voi domani vi fermate, cosa succede? Immaginate che attraverso i porti passa tutta la merce che riceviamo in Italia. Tutta la merce che va fuori per essere lavorata e poi ritorna come merce finita. Tutti i regali di Natale, tutto il mangiare di importazione, tutto, e tutta la ricchezza che va fuori come esportazione passa attraverso le navi, i container, viaggia via mare. Se i porti si fermano,